Devo proprio riconoscere che Head, le ultime racchette che ha fatto, sono davvero molto interessanti. Questa Speed Pro X, però, non avevo capito per nulla in che direzione andasse. E devo dire che mi è piaciuta molto, molto, molto sensata. Ciao ragazzi e bentornati ad una nuova recensione qui sul mio canale. Oggi siamo con Speed Pro X da parte di Head. Guardate che bella racchetta, estetica che secondo me già qui possiamo partire col dire che è bellissima esteticamente. Per qualcuno magari un po' anonima, ma devo dire che queste racchette così non passano mai di moda. La sobrietà non passerà mai di moda e Head lo sa, per cui questa racchetta dal punto di vista estetico è veramente eccezionale per quanto mi riguarda. E abbiamo già tolto di mezzo l'estetica, che sapete essere molto personale. Guardiamo le specifiche. 375 grammi con bilanciamento a 272 mm. Che significa? Significa che è una racchetta corposa, indubbiamente, è una racchetta molto molto solida. Costruzione in carbonio 12K con l'aggiunta di Oxetic. Se volete sapere cosa sono i materiali oxetici, andate sul sito Head. In realtà neanche lì si capisce esattamente che hanno fatto con l'Oxetic. Però a noi che ci frega, l'importante è come gioca, quindi andiamo avanti. All'interno del telaio è presente anche il grafene, quello sappiamo benissimo cos'è e cosa fa, e va ad irrigidire strategicamente alcuni punti della racchetta, rendendola ovviamente più solida, più stabile e ovviamente anche più rigida. Ma attenzione, ho detto in alcuni punti, quindi non significa che la racchetta sia una racchetta rigida. All'interno abbiamo il Power Foam, il solito Power Foam di Head. C'è chi piace, c'è chi no, a me devo dire non dispiace. Posso lamentarmi un filino del feeling qualche volta, ma in assoluto ritengo che il Power Foam sia una scelta azzeccata. Poi declinata in maniera diversa, ovviamente, tra una racchetta e l'altra. Magari su qualcuna può sembrare più una media, su qualcuna può sembrare un filino più soft, su qualcuna può sembrare un pochettino più dura. Ma il Power Foam, devo dire, è molto maleabile in base alla racchetta sulla quale è montata. Come in questo caso, lo scopriamo tra poco. Nota importante, è montato un protettore sulla testa, cosa che io apprezzo molto, perché è un protettore trasparente, di quelli molto leggeri, che non va a dare nulla in termini di peso, onestamente. Mi devo un po' lamentare un po' del fatto che questo protettore si piglia tanti 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 graffi. Ora, è il suo lavoro, ovviamente, però alla lunga noto che tende un poco ad invecchiare, tende ad opacizzarsi. È una lamentela superflua? Forse sì, perché ripeto, questo protettore fa comunque il suo lavoro, lascia aperto un pochettino lo spigolo, come potete vedere. La fortuna di Head è che qui c'è una finitura a botte, quindi leggermente più stondata, che va un pochettino a salvare la racchetta in caso di urto, quindi non è esattamente tagliata dritto, quindi è un po' più protetto. In ogni caso l'angolo qui è pochettino più aperto e esposto, nulla di particolare, ma io ve lo devo dire. Manico grosso da parte di Head, è veramente grosso, non tanto nel fusto che mi piace questa misura, la trovo giusta. Mi piace anche il grip montato, in questo caso c'è un overgrip sopra, il Technifib Pro Contax, se lo volete sapere, uno dei miei preferiti, uno dei più tachi, un pochino spesso anche questo, però in realtà lo spessore che io ritrovo esagerato da parte di Head è nel fondello. Guardate che forma strana, è veramente enorme, poi tra l'altro fa un po' di effetto pistola, perché di qua è più alto e di qua invece è più smilzo, quindi devo sempre cercarmi l'impugnatura in modo tale che questo tappo non mi dia fastidio. Si può tranquillamente sciogliere il grip, rimontarlo esattamente come lo si preferisce, però non mi piace per come arriva montato questo grip sul manico Head. Manico che ha chiaramente il soft butt cap, quindi un fondello morbido, ovviamente, che aiuta comunque a dare maggiore dolcezza, ecco, dell'impatto del manico sulla mano, smorza un po' con le vibrazioni, soluzioni che abbiamo visto in passato sul tennis. Io l'apprezzo, mi piace, non mi posso assolutamente lamentare, questa mi piace. Come mi piace anche il laccetto semplicissimo, sottile, con il cappio, funziona bene, senza fronzoli e non pesa nulla. Questa racchetta nello specifico è 300 75 grammi precisi con un bilanciamento a circa 27 cm, quindi siamo in specifica sostanzialmente. Tocca andarla a provare in campo per vedere come si comporta. Prima di farlo, ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, perché, ragazzi, se tutti voi foste iscritti a questo canale, già saremmo oltre 70.000 iscritti. Tantissimi di voi non sono iscritti a questo canale. E visto che vi trovate, lasciate sempre un grande like a tutti i miei video e seguitemi su Instagram e su TikTok. Vi ricordo che su Instagram è attivo il canale Broadcast, dove vi anticipo tutte le novità, vi riporto tutte le offerte che sono online e molto presto vi pubblicherò le mie nuove partnership 2023-2024 e parliamo veramente di grandi cose. Preparate le racchette perché io sto arrivando. Ok, portiamole in campo. Cosa possiamo dire di questa Speed Pro X? Speed Pro X, io prima di provarla onestamente pensavo fosse una racchetta mattone, grossa, anche perché i dati comunque ti fanno pensare ad una racchetta grossa e pesante. Ora, grossa lo è perché comunque la sua faccia è generosa, ma non più di tante altre soluzioni.
non la vedo troppo più grande ad esempio rispetto ad una Metal Bone, però qui c'è una porzione, diciamo, di faccia in più secondo me sulla parte centrale. Head l'ha fatto anche sulla serie Extreme, ha riportato, modificando chiaramente il progetto Delta, dando una spalla un po' più larga nella parte centrale. Lei già era così, devo dire che lei è probabilmente più armoniosa dal punto di vista estetico rispetto alla nuova Extreme, e devo dire che io preferisco lei alla nuova Extreme, come preferisco anche la Delta alla nuova Extreme. La Pro la sto provando, ragionamento un po' diverso, prima parlavo chiaramente della Motion, sia chiaro, e volendo dire da subito, in termini di grossezza, in termini di pesantezza, devo dire che lei io l'ho trovata più giusta rispetto ad un Extreme Motion, come anche la trovo più giusta, più equilibrata rispetto alla Extreme Pro, sicuramente un filo più agile rispetto anche alla Delta Pro. Diciamo che la serie Delta e la serie Extreme sono un poco più pesanti. Lei, nonostante un peso dichiarato, un bilanciamento dichiarato che sono belli alti, ecco, non è così pesante, si muove relativamente bene, almeno per questo modello che è in specifica piena. Quindi devo dire molto molto contento di come si muova. Non è chiaramente una racchetta maneggevolissima, è una racchetta comunque solida, piena, massiccia, ma mi aspettavo sicuramente una minore maneggevolezza, invece non posso lamentarmi di come si muove. È una maneggevolezza discreta, adatta ad una racchetta da giocatore avanzato di questa tipologia. E di che tipologia è? Lo vediamo subito, andiamo dal fondo. Qui mi ha particolarmente colpito il punto dolce, ha un punto dolce piuttosto generoso per essere una diamante, è una diamante abbondante, una diamante possiamo dire oversize, anche se questo è un termine abusato, ormai tutti i brand e parecchi di voi sento dire diamante oversize, ma di fatto oversize che significa? Significa più grande, no? Quindi fuori misura, ed effettivamente lei ha comunque una porzione maggiore rispetto alle solite diamanti, anche se vai a vedere rispetto ad una Delta Pro, lei ha sicuramente una porzione maggiore, non rispetto all'Extreme Pro, vista l'aggiunta nuova. Detto ciò, tollera piuttosto bene per essere una racchetta comunque misto controllo aggressiva, perché lei non è esattamente una racchetta aggressiva del tutto, è una racchetta che si pone comunque in un ambito di grande uscita di palla. Mi ha colpito l'uscita di palla di questa racchetta, non tanto la potenza, perché la potenza un po' te l'aspetti rispetto ad un bilanciamento a 27, un peso comunque elevato, un 12k sulle facce, un power foam. Quello che mi ha colpito è stata l'uscita di palla, ha una grandissima uscita di palla, sia facile sia abbondante, quindi parliamo di una racchetta che gioca bene nei ritmi interlocutori di costruzione, di finalizzazione, senza richiederti tanto. E dal fondo è una racchetta che comunque, combinando un punto dolce buono per quanto riguarda una diamante e una bella solidità con una sensazione in realtà di maneggevolezza, come dicevo prima, abbastanza buona per la tipologia e per il peso dichiarato, però qui c'è, come dire, una fermezza del telaio sulla palla che fa partire dei colpi in maniera molto molto interessante. È una racchetta che, per come lascia partire la palla, tutto mi sarei aspettato tranne che fosse abbastanza rilassante. Con lei ti puoi affidare a quello che fa lei, in realtà, che lei spinge, e spinge anche forte, per cui in realtà la devi più controllare che spingere. E il controllo non è male, anche lì si comporta piuttosto bene, ha una sensazione buona, la palla la fa sentire bene. Non sono un fan del power foam in assoluto in termini di sensibilità, però non mi posso lamentare del fatto che comunque il power foam non faccia sentire la palla. Il power foam ha una discreta sensibilità, ti dà un impatto sincero, almeno su tutte le versioni che io ho provato di Head, e non posso lamentarmi per come fa sentire la palla. Ce ne sono di più sensibili? Sì, sicuramente, ma ti va a prendere una maggiore rigidità, maggiore difficoltà di utilizzo, mentre in questo caso devo dire che questa Speed funziona veramente molto molto molto, e aggiungo un altro molto, bene in termini di misto controllo uscita di palla. Lì mi ha veramente stupito, e dal fondo è una racchetta che dà un grosso aiuto, che può essere sia un giocatore di destra che sa gestire, diciamo, una grande uscita di palla, sia un giocatore di sinistra magari che gioca un po' più di velocità e vuole comunque una palla che gli dia quella potenza un po' facile, no, per rendersi la vita un attimo più facile. E devo dire che dal fondo mi ha particolarmente colpito. Il recupero sì, è un po' grossa, non è sicuramente una racchetta facilissima da muovere, ma non è impossibile da muovere. Avendo provato tante racchette quest'anno, ho provato anche altre soluzioni che sicuramente con dei pesi inferiori in mano pesano più rispetto a lei. Lei ad esempio, sto provando anche Aerostar di Dunlop, la versione pro io la trovo molto pesante, eppure è un 365 grammi effettivo con lo stesso bilanciamento rispetto a lei. Qui abbiamo praticamente 10 grammi in più, eppure sento questa racchetta più maneggevole, o meglio più equilibrata. Ora, se dal punto di vista difensivo chiaramente parliamo di una racchetta comunque un po' grossa, un po' pesante, non pesantissima come detto, dal punto di vista un po' più offensivo o controoffensivo possiamo dire, questa signorina qui ha una grandissima uscita di parete, secondo me la migliore che abbia trovato, almeno per quanto mi riguarda, perché sapete che uno riporta sensazioni personali, quindi rispetto al proprio
videogioco, la migliore uscita di parete di quest'anno. Una fucilata in piena regola. Devo dire che mi ha dato tantissimo, ma veramente tanto, sull'uscita di parete, non per potenza massima, ma per potenza media e per la capacità di uscita di palla, gestione del colpo, sensazione di controllo e anche tempo di risposta. Mi ha dato una grandissima soddisfazione sull'uscita di parete alta. Veramente una fucilata. Senza nemmeno troppo sforzo, quindi molto molto contento della prestazione di questa signorina dal fondo e dalla parete sostanzialmente. Però al solito io vi dico, è una diamante, allora portiamola a rete per vedere di cosa è capace, perché chi compra una diamante vuole anche una prestazione dall'alto che sia all'altezza del nome diamante. Mi piace l'approccio che ha di gratuità sulle volée, perché comunque sui tocchi, in generale sulle volée, se le vai a spingere, se le vai a toccare, se le vai a lavorare, lei ha comunque questa uscita di palla che ti trae sempre di impaccio. Quindi una racchetta secondo me è veramente seria dal punto di vista delle proporzioni, ma con un grande aiuto in uscita di palla che trovo sempre molto rilassante. Una racchetta comunque che ti dà un'estrema fiducia quando vai a giocare i colpi. Non è maneggevolissima sulla rete e oltretutto bisogna prendere le misure con questa superficie liscia che prende lo spin, ma al solito quando siamo in presenza di una superficie liscia bisogna saperlo dare in maniera tecnica, quindi senza strafare, prendere le misure col telaio. Ma devo dire che tra la foratura, i materiali e il power foam non è così difficile tirarle fuori spin. Bisogna capire come farlo, bisogna prendere le misure e poi tocchetti, niente male. Avrei preferito più sensibilità, come detto prima, però con la sensibilità, magari con un impatto più rigido, vai a perderti altro. Lei dal punto di vista delle volée la trovo comunque molto completa, tranne un po' la cosa che ingombra un po' in aria, non è velocissima da muovere e quindi meno per il sottile probabilmente aiuta a gestire una racchetta del genere, che torna a dire è una racchetta seria, di quelle diciamo da giocatore almeno intermedio avanzato, che vogliono una racchetta generosa e che sappiano gestire una racchetta generosa allo stesso tempo. Vibora e Bandeka, stesso ragionamento di un po' fatto sulle volée, racchetta molto generosa, bisogna saperla controllare, la palla gira non male, avrei preferito una reazione di spin un po' più immediata, un po' più facile, però dal punto di vista tecnico lo spin esce, c'è tanta potenza, c'è tanta uscita di palla corposa, bisogna saperla gestire e il braccio non si deve tirare indietro, perché altrimenti lei spara e spara abbastanza dritta, quindi nel dubbio mettete più spin e giocatela con maggiore intenzione, altrimenti lei un po' vi tradisce e si prende molto spazio dal punto di vista della potenza e vuole essere protagonista in spinta, ma tanto protagonista in spinta. L'ho detto spesso questa cosa di protagonista in spinta, lei vuole essere assolutamente protagonista in spinta. Un po' complessa nella gestione, perché comunque lo spin lo dà, ma va dato in maniera tecnica, quindi quando si è un po' fuori posizione, quando non si è sicurissimi del colpo da giocare, un po' può tradire, ma qui è soprattutto una questione di abitudine ad un attrezzo del genere e ovviamente anche di livello. Andiamo verso lo smash, niente male lo smash con questa signorina, sullo smash piatto si comporta molto bene, devo dire, non è di quelle racchette che ama essere strizzata a tutta, come detto prima è una racchetta che vuole essere protagonista in spinta, quindi diciamo i tre quarti di velocità danno il meglio del risultato che si possa ottenere con questa pala qui. Spinge molto, spinge forte, la palla va via, sembra in maniera più delicata, ma in realtà lei l'ha sparata forte, quindi tre quarti di potenza già dà grosse soddisfazioni. Per coloro che vorranno spaccare la pallina probabilmente non è rigida abbastanza, però parliamo di una racchetta che comunque ha un core medio e in generale restituisce un tocco medio, un 12K con appunto un core medio, quindi non possiamo parlare di una racchetta blanda. In questo periodo sono 24-25 gradi, un filino più blanda probabilmente di quel che si sentirà in inverno lo è, ma restiamo sempre nell'ambito di una pala media, quindi non male lo smash piatto. Bene lo smash in kick, non è facile capire quanto darle, perché ripeto non è facilissima in spin, non è immediata in spin, anzi bisogna darglielo in maniera tecnica e vuole essere protagonista in spinta, con il fatto che quando si spinge tanto un pochino affonda la pallina all'interno della faccia. Questo comporta che per giocare uno smash in kick effettivo con lei, efficace con lei, non si debbano ricercare ritmi esasperatissimi, perché alla fine dei conti lei vuole spingere, volendo spingere lei, non essendo una rigidissima è inutile andare a spaccare la pallina, perché lei vi spinge la palla, voi dovete mettere lo spin e tutto il resto può funzionare alla grande. Bisogna cercare il range al quale lei funziona, non è immediatissimo capirlo, perché all'inizio con il 12K, col power foam, dici ah io vado a spaccare la pallina, e in realtà poi ti rendi conto che ti dà un ottimo portress quando vai sui tre quarti di velocità e te lo giochi tecnicamente senza ricercare potenze elevate, dove in realtà un filino di morbidezza viene fuori, un filino, parliamo sempre di una racchetta media. Però devo dire che dal punto di vista della potenza in generale questa racchetta è sempre molto generosa come potenza media e non vuole essere strizzata.
Secondo me è una gran dote, perché lascia gran margine di giocare tecnicamente. E allora, vediamo i voti di questa Head Speed Pro X. Uscita di palla, le voglio dare un 8 pieno, è veramente un portento in uscita di palla questa signorina nera. Punto dolce, le voglio dare un 7,5, come diamante, spinta, devo dire che è tra quelle più accondiscendenti in termini di punto dolce. Controllo, le do un 7,5, le avrei preferito una superficie leggermente più grippante per un aiuto in controllo, altrimenti ti tradisce un po'. Potenza massima, le do un 8, non le do di più perché non è una pala di quelle che ama essere strizzate. La potenza è molto buona in termini assoluti, ma ripeto ancora una volta, non è una pala di quelle che vuole essere strizzate, quindi è lei che è più protagonista in spinta, ma come potenza media è veramente molto alta e la potenza massima comunque non deficita. Maneggevolezza, non è difficilissima da muovere onestamente, le head, soprattutto le versioni pro, non sono leggerissime in mano, ma tra le pro che ho provato secondo me è quella che si muove meglio, quindi le diamo un 7, è tutta pesante, ecco, non solo in testa. Comfort, 8 pieno, devo dire, racchetta molto molto confortevole, soft butt cap, racchetta che comunque ha all'interno materiali oxetici, ci sta, è confortevole, non mi posso lamentare. Feeling, le do un 7,5, è più che buono, è sincero, ma ci sono racchette sicuramente più sensibili. Spin, le do un 7, lo restituisce se lo sai dare tecnicamente, ma la superficie liscia qualche volta ti impone qualche limitazione, almeno nell'immediato, poi bisogna un po' prenderci le misure per capirla bene, ecco. Stabilità, le do un 8, racchetta molto stabile e non subisce mai il peso della pallina né ti ruota mai in mano. Giocabilità, le do un 6,5, non perché sia difficilissima in assoluto, ma perché è una racchetta che bisogna saper controllare nelle sue reazioni, è molto energica e quindi non è una racchetta giocabile in assoluto, va nelle mani di chi la sa gestire. Gioco dal fondo, le do un 7,5, ma solo perché è un po' grossa, meriterebbe anche un 8, fa un po' effetto ventaglio, ecco, qualche volta ti ingombra un poco ma gioca piuttosto bene. Difesa, le do un 7,5 per gli stessi motivi del gioco dal fondo, perché si muove bene, però qualche volta sul polso ti pesa un pochettino e per di più il manico grosso qualche volta ti limita qualche movimento di polso. Uscita di parete, 8,5. Che fucilata, ragazzi, che fucilata l'uscita di parete. Colpi al volo, direi 8, ma con una postilla, bisogna saperla gestire nella sua irruenza, soprattutto su Vibo e Bandeca. Smash piatto, 8 ci sta, è un colpo pieno diverso rispetto alle solite diamante, non va incentivato del tutto, bisogna sfruttare lei. Smashing kick, sempre un bel 8 ci sta, perché è una racchetta che lo smashing kick lo garantisce, bisogna capire a che ritmo funziona, poi lei è protagonista in spinta e tu metti lo spin e lì vai che la palla vola. Bene ragazzi, abbiamo visto i voti di questa Speed Pro X, mi è piaciuta veramente un casino, probabilmente è la racchetta che al momento mi piace di più in assoluto in head, insieme alla Delta Motion, che vi ricordo essere sempre un grandissimo best buy per poco più di 100 euro. Se volete la diamantina più facilina, meglio quella. Se volete una diamantona più generosa, più irruenta, più potente, più facilmente potente, più solida, secondo me lei è un bel acquisto. Non costa poco, parte da 380 euro, ma la trovate già scontata su tennispoint.it e potete aggiungere il mio codice del 10% ACPFabio10 direttamente nel carrello per papparvi appunto un 10% di sconto aggiuntivo. Ovviamente vi ricordo che su tennispoint è disponibile anche il servizio di test delle pale, quindi con 10 euro più una caparra di 50 euro, se non erro, potete avere una racchetta test per 2 settimane nelle vostre mani e ritengo sia un bel servizio, sfruttatelo tanto. Gli amici del gruppo Padelisti Negati lo sfruttano veramente tanto questo sistema. Per quanto riguarda me ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un grande like al video e seguitemi soprattutto su Instagram, ma anche su TikTok, e su Instagram vi ricordo che c'è il canale broadcast dove vi anticipo tutti i contenuti, vi do tutte le news e vi inserisco tutte le offerte, e molto presto, come detto, grosse news per quanto mi riguarda, anzi per quanto ci riguarda, perché penso che ci vedremo molto più spesso nei club. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.